Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di demonologia. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Molti di voi avranno sentito parlare di demonologia, ma cosa è in realtà la demonologia? Tutte le religioni, anche alcune di quelle ormai estinte, conoscono o conoscevano l'esistenza di divinità, di spiriti, e di geni malefici. Questi esseri vivrebbero spesso in mondi paralleli a quello umano, oggi potremmo dire in universi paralleli al nostro, ed avrebbero la facoltà di interferire nella realtà umana. Ogni religione, ogni filosofia ha dato un nome ed un aspetto a questi spiriti. I troll scandinavi, i djinn dell'Islam, gli incubi e i succubi, dei quali ho già parlato in un video precedente, proprio dedicato a queste figure, le larve astrali e via discorrendo. In realtà ci sarebbero molte differenze fra gli esseri sopra descritti, e ad esempio gli spiriti elementali, ossia quelli legati ad uno dei quattro elementi naturali basilari come terra, aria, fuoco, acqua, e quindi mi riferisco a silfidi, gnomi, ondine e salamandre. Quindi diciamo non ci sarebbe molta differenza fra i troll, i djinn, gli incubi, le larve, eccetera, e questi ultimi esseri, se non in qualche modo nell'atteggiamento appunto demoniaco di alcuni. Quindi alcuni sarebbero spiriti dal carattere neutro, come appunto gli elementali, altri, come ad esempio gli incubi e i succubi e gli altri citati, avrebbero appunto questa caratteristica demoniaca. Perché? Perché il loro atteggiamento sarebbe ostile nei confronti dell'uomo. Sebbene ogni culto abbia individuato tecniche specifiche per contrastare l'azione demoniaca, quasi tutti concordano con l'azione purificatrice di digiuno e preghiera di esorcismo o comunque rituale di esorcismo. Occorre puntualizzare che l'esorcismo non è una pratica esclusiva del cristianesimo. La demonologia, dal punto di vista generale, e non solo cristiano, è considerabile come la scienza sacra che spiega le pratiche dei maestri e soprattutto le pratiche esorcistiche di questi ultimi. Queste pratiche si scontrano, con innumerevoli difficoltà. La prima è quella di conoscere il nome specifico di tutte le entità impegnate a tediare gli esseri umani, manifestazioni diverse della forza primordiale chiamata gergalmente diavolo. Volendoci soffermare sul cristianesimo, occorre precisare che fu Gesù a fare i primi esorcismi scacciando i demoni con l'imposizione delle mani e l'utilizzo dell'imperativo, ciò in quanto egli operava con l'autorità del Verbo, ossia con il potere conferito da Dio Padre al Figlio. Nel momento in cui i farisei accusarono Gesù di operare simili prodigi, ossia gli esorcismi appunto, tramite il potere conferitogli da Belzebù, principe dei demoni, egli rispose che Satana non può scacciare Satana, ossia una sua medesima manifestazione. Gesù aveva una grande conoscenza della demonologia, infatti, lì dove i suoi apostoli fallirono nella pratica dell'esorcismo, lui invece riuscì. E alla domanda sul perché del loro fallimento, egli rispose: perché quella specie può uscire solo con la preghiera. Ciò dimostra la grande conoscenza appunto di Gesù in merito a tutti i demoni. La demonologia è quindi una scienza sacra a carattere iniziatico in cui il maestro insegna ai discepoli, lasciando poi loro la facoltà di proseguire l'opera. Conoscere la perfetta nomenclatura degli spiriti infernali e l'organizzazione delle schiere demoniache è quasi impossibile. Tali descrizioni variano persino all'interno di una stessa corrente esoterica iniziatica. Così come si conoscono sette arcangeli, si conoscono per riflesso sette demoni principali, che sono appunto
Belzebù, Samael, Pitone, Asmodeo, Belial, Lucifero e Satana. La Kabbala riconosce 10 gerarchie infernali, le Kilifot, che sono morte, oblio, sonno, porte ombre della morte, pozzi dell'abisso, sozzura, perdizione, fossa, mondo. Gli esseri perversi corrispondenti sono i falsi dei, Belzebù, i spiriti della menzogna, Pitone, i vasi di iniquità, Belial, i vendicatori di crimini, Asmodeo, i prestigiatori, Satana, le potenze dell'aria, Metirim, le furie seminatrici di mali, Abaddon, gli accusatori e le spie, Mammone, le anime dannate, Demot. Tralasciando le descrizioni ed i significati simbolici, occorre dire che anche la Bibbia conosce e cita molti di questi demoni, dei quali resta incerta l'origine del nome, che però potrebbe derivare dai nomi di divinità appartenenti a vecchie religioni, soppresse dalla nuova religione nascente. Anzi, quasi sicuramente si tratta il più delle volte di antiche divinità demonizzate. La demonologia è una materia molto complessa, ben più complessa di come viene mostrata all'interno dei film o delle serie TV, una materia che svela i suoi veri misteri solo agli iniziati. Esiste il sacro ed esiste il profano, esiste il bene e il male, le schiere angeliche e quelle infernali, come in alto, così in basso, due forze opposte, contrarie tra loro, che esercitano la rispettiva influenza sul mondo, forse, anzi sicuramente, entrambe necessarie agli equilibri di una realtà che noi chiamiamo umana e che probabilmente non potrebbe esistere, al di fuori di questo equilibrio tra bene e male, tra luce ed ombra. Questo studia la demonologia, anche se la definizione più nota la definisce come appunto lo studio delle credenze riguardanti spiriti e demoni e la loro azione sul mondo. Bene, spero che l'argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.